Penso che la cittadinanza e il nostro territorio abbia l'obbligo e, come dire, l'onere e l'onore di trasferire alle nuove generazioni quelle che sono le conoscenze artistiche, le capacità tecniche, pratiche e non solo, che fanno parte della nostra storia, del nostro territorio. È un dovere assoluto al quale non possiamo sottrarci. Allora, questi corsi saranno per gli studenti, ma non solo per loro, saranno dedicati anche a tutti coloro che vorranno accedervi. Esatto, sono aperti a chiunque voglia accedervi, sono tra l'altro a frequenza gratuita, quindi diciamo è una motivazione in più per approfondire argomenti che altrimenti non è, ai quali non è facile accedere altrimenti. Quali sono i corsi? Allora, abbiamo il corso di arte dell'oreficeria, il corso di arte di smalto a fuoco, arte dello smalto a fuoco, moda e costume teatrale. Senta, come si fa per accedervi? Ci sono dei moduli che si trovano presso la provincia di Arezzo, oppure anche rivolgendosi alla segreteria del liceo artistico si possono avere informazioni. Oggi sì, i giovani cercano di reinventarsi un lavoro andando a fare il lavoro che rischiava di sparire. E quindi sapere che ci sono dei corsi nelle scuole che riproducono e aiutano i giovani a crearsi un mestiere ha una valenza oggi come oggi duplice, in quanto può creare posti di lavoro e può riportare alla luce, prima che se ne vadano, gli antichi mestieri della nostra terra.